Ok, salve a tutti quanti, io ovviamente non vi vedo, voi mi dovreste vedere e vedere anche le diapositive. Dopo un lungo periodo di assenza ci rincontriamo, ahimè, in online, perché è l'unico modo per potersi vedere e stare tutti quanti insieme e discutere. Abbiamo interrotto drasticamente i nostri incontri, l'ultimo è veramente a febbraio, ma poi ho mandato un filmatino a marzo, in inizio lockdown, e le cose dall'epoca sono in parte cambiate, abbiamo avuto qualche informazione in più, qualche informazione in meno, tante cattive informazioni, tantissima confusione. E quindi quella di oggi servirà proprio per poter vedere se riusciamo a riorganizzarci mentalmente per sapere che cosa è successo, appunto, come vedete dalla diapositiva, cosa è successo tra marzo e dicembre e capire qualcosa di più su questo SARS-CoV-2 e questo Covid-19 che dice ma che è? Che cos'è tutte queste sigle, queste cose strane? Chiariamo subito che SARS-CoV-2 è il nome di questo virus che sta imperversando in tutto il mondo e sta facendo una strage anche qui da noi in Italia. Mentre la sigla Covid-19 è la malattia che viene provocata dal virus, in quanto il virus, come vedremo nella chiacchierata di oggi, colpisce tantissime persone e molte di queste non hanno nessun sintomo, ma se lo portano a spasso e lo distribuiscono ampiamente e generosamente. E invece molti altri, ahimè, si ammalano e di questi tantissimi muoiono. E vedremo anche questo aspetto. Come vedete, l'ultima frase di questa bella diapositiva introduttiva, io farò un excursus sul virus, quello che si sa, quello che non si sa e quello che non è vero principalmente, per arrivare alla mia tesi finale che a marzo era io resto a casa e oggi a dicembre vi spiegherò perché ancora oggi io resto a casa. Infatti, vedete, non sto più col pigiama, però sto con la giacca da camera perché passo quasi tutto il tempo, a mia disposizione dentro casa. E veniamo alla presentazione di oggi. Se voi andaste in giro per Velletri e improvvisamente vi ritrovaste di fronte a questo bel ceffo, con sto coltellaccio, sicuramente, se siete sani di mente e raziocinanti, ve la dareste a gambe. Comincereste a scappare. Perché dice, c'è sto brutto tizio, arto un casino, con un coltellaccio grosso così, io scappo. Non è che sto lì a chiedere, scusi, ma perché lei c'ha sta faccia brutta? Scusi, perché lei porta quel coltellaccio? Che intenzioni c'ha? C'ha intenzioni buone, c'ha intenzioni cattive? Io vedo sto tizio e scappo. Purtroppo il virus non lo vediamo e quindi non scappiamo. Perché non vediamo il virus? Questa è una diapositiva che ho fatto vedere pure a marzo o a febbraio, comunque in una passata riunione che abbiamo fatto insieme. Qui in alto a sinistra, questa specie di ciambellotto, in effetti è un globulo rosso. È un globulo rosso, ovviamente visto molto ingrandito sotto il microscopio, e calcolate che questo ha un diametro di poco, qui parla di 10.000 nanometri, siamo intorno al 0,1 mm o giù di lì. Questo globulo rosso, immaginate che noi in un goccia abbondante, in un centimetro cubo, diciamo, in un dado da gioco pieno di sangue, di questi globuli rossi
ce ne potete trovare 5 milioni, quindi date un'idea di quanto è piccolo un globulo rosso. Se questa è l'immagine di un globulo rosso, accanto vedete che c'è questo strano cilindretto, questo salsicciottino che sta qui accanto, che viene ingrandito nell'immagine accanto, e vedete che questo specie di salsicciotto presenta tutta una specie di zampettine di peluria strana. Questo qui è un Escherichia coli, è un batterio che, vi rendete conto, se questo è 0,1 millimetro, questo è ancora più piccolo e ancora più difficile da vedere. Questo è quello, è il responsabile di molte delle nostre diarree. E se guardate bene, qui nella prima parte si intravede qui in un angolino, qui nell'ingrandimento si vede che esistono degli altri oggettini strani. Se andiamo a vedere questi oggettini e ingrandiamo ancora di più, ci accorgiamo che questi oggettini sono dei virus, questi tre sono dei virus, e questo qui è un altro agente microscopico. Questo è il virus della polio, ben famoso, e vedete che praticamente questo che esce fuori qui di lato è uno dei peli di questo Escherichia coli. Quindi rendetevi conto quanto è piccolo un globulo rosso e quanto è piccolo un virus. Per questo non riusciamo a vederlo. Per questo Jenner, che è stato quello che ha inventato la vaccinazione, e lui 250 anni fa diceva: c'è qualche cosa che dà la malattia, io non lo vedo, lo chiamerò virus, e spero che un domani con i mezzi della scienza si possa arrivare a vederlo. Per il momento io non lo vedo. E infatti, se mettiamo su una scala e mettiamo gli oggetti che sono grandi un centimetro e poi mano a mano quelli più piccoli, quindi le frazioni, quindi la cellula vegetale, la cellula animale, i batteri, vedete che mano a mano arriviamo a, questa è la capacità di vederli con un microscopio normale, quello ottico. Il microscopio ottico riesce a vedere ancora abbastanza bene i batteri. I virus, batteri molto piccoli, simili ai virus, li riesce ancora a intravedere, ma i virus non riesce a vederli. Il coronavirus si piazza praticamente da queste parti, per cui è impossibile vederlo col microscopio normale, si riesce ancora a vedere con il microscopio elettronico. E ovviamente chi va a spasso per strada non può vedere il virus. Perché? Perché è piccolissimo. Se noi vediamo un attimo una cellula animale, qualsiasi, diciamo generica, poi ci sono le specializzazioni, ci sono le cellule muscolari, le cellule nervose, le cellule che secernono ormoni e via, le cellule che formano i capelli per chi ce li ha, eccetera, eccetera. Se andiamo a vedere una cellula, la cellula è un essere vivente. È un essere vivente perché? Perché c'è un metabolismo. Perché nasce da una cellula madre che si scinde in due cellule figlie, perché c'ha una struttura interna nel nucleo con dentro tutti i cromosomi dove sono immagazzinate le informazioni per costruire tutte le parti del corpo. In ognuna delle nostre cellule, noi abbiamo miliardi di cellule che compongono il nostro corpo. In ognuna di questi miliardi di cellule, in ognuna ci sono le informazioni per ricostruire tutto quanto il corpo. Però ne usiamo un pezzettino, perché le cellule muscolari faranno solo cellule muscolari, le cellule nervose entro certi limiti faranno pezzi di cellula nervosa se si danneggia, il fegato farà il fegato, il rene farà il rene, ogni cellula userà quel pezzettino di istruzioni
per costruire le cellule uguali a se stessa. Per fare questo c'è bisogno dei mitocondri, che sono questi organelli che producono la corrente, sono le nostre batterie. Ogni cellula ha questi... C'è scritto? Non ho sentito. Non c'è nessun tasto, sono cioè il video della riunione. Fina, devi... Ah, la tastiera, maledetto. Silenzia, Lamberto, silenzia i microfoni nostri. Ok, F5. Lamberto? Quello di Tarcisio non lo... Aprilo. Apri quello di Tarcisio. Tarcisio, non te lo puoi aprire da solo il microfono? Mi sentite adesso? Io, a me mi risulta funzionante il microfono. Sì, va bene. Allora, adesso ti sentiamo. A ritorno alla cellula. Stavo dicendo, la cellula biologica, quindi, ha tutto quanto quello che gli serve per nascere, da una cellula madre che si divide in due cellule figlie, e ha tutte le istruzioni per costruire i pezzi che gli servono per fare cellule figlie, a partire dai mitocondri che producono energia elettrica, per proseguire per esempio con il reticolo endoplasmatico rugoso e i ribosomi, dove vengono costruite materialmente, vengono appiccicati i vari componenti che formano le proteine. E ci sta il reticolo endoplasmatico, dove vengono ammucchiate le proteine prodotte, che tramite questi lisosomi poi possono essere liberati all'esterno o utilizzati all'interno della propria cellula. Quindi c'è tutta un'organizzazione per cui da una cellula madre ci sono due cellule figlie. La cellula è in grado di assimilare dall'esterno i prodotti che gli servono per crescere e per costruire quello che gli serve, sono in grado di eliminare le scorie e tutto ciò che è nocivo, diciamo, il risultato del lavoro, e quindi può fare tutto quanto un lavoro che andrà avanti fino a esaurimento della cellula, che o si divide oppure verrà eliminata perché inutile o perché esaurita. Però c'è una vita autonoma che gli permetterà di svilupparsi nel tempo. Se invece andiamo a vedere i virus in generale, e in questo caso una bellissima immagine al microscopio elettronico dei coronavirus, se li andiamo a vedere dentro, riusciamo a acchiapparne uno e aprirlo, tipo supplì, vediamo che praticamente il virus non c'è niente. Ossia, praticamente che c'ha? C'ha un involucro, diciamo, tipo pallina da ping pong. Dentro questo involucro, se lo aprite, ci sta un pezzetto di RNA, che praticamente è un pezzo di cromosoma, che serve a codificare le proteine del guscio e le proteine, queste qui, queste proteine spike che stanno sopra, che servono alla cellula per ancorarsi su un'altra cellula. Per cui praticamente il coronavirus non è un essere vivente. Io personalmente mi piace raffigurare i virus in generale come il libretto di istruzione dei IKEA.
Il vetro di istruzione di Ikea c'ha tutte le istruzioni precise, fino a ti dice quante viti, quanti cacciaviti, quanti bulloncini c'hai a disposizione e che ti servono per costruire un qualcosa, un armadio, una scarpiera, una sedia, quello che ti pare. Però il libretto di istruzioni in sé non è niente. Non è un armadio, non è una sedia, non è niente. È un libretto di istruzioni. Il virus non è un essere vivente, non nasce, non muore, non mangia, non assimila e non elimina scorie. Il virus, l'unica cosa che sa fare è attaccarsi su una cellula, sfruttare tutto il sistema della cellula e riprodurre se stesso tramite la cellula, perché lui non c'ha niente, non ha nessun sistema di riproduzione. Se andiamo a vedere, questo è uno schema un po' complicato, ve lo semplifico, non ne ho trovato uno più semplice. Il coronavirus che arriva si trova la sua bella cellulona che rispetto al virus la cellula è enorme, gigantesca, arriva dove ci sono dei recettori adatti e ci si appiccica sopra, ci si attacca sopra con queste proteine spike, con queste protuberanze che fanno la coroncina del virus. Una volta che lui si è attaccato sulla parte esterna della cellula, nel caso specifico del SARS-CoV-2, delle cellule specificatamente polmonari, perché il suo bersaglio finale sono quelle, che cosa fa? Acchiappa il pezzettino di RNA che c'ha dentro di sé, la codifica per costruire se stesso, e lo inietta dentro la cellula. Il pezzo di RNA si va a integrare sul sistema cellulare e obbliga la cellula a produrre i pezzi che servono per fare altri virus. Quindi la cellula comincerà a produrre a ritmo continuo, invece di quello che gli serve a lei, alle proteine che servono alla cellula, la cellula comincerà a produrre proteine e pezzi che servono a costruire altri virus. Nel momento in cui questa cellula, che è stata schiavizzata, formerà tanti di quei virus, ne produrrà così tanti che alla fine scoppia e libererà dei virus che andranno ad attaccare altre cellule lì vicino. E così, in modo esponenziale, perché un virus si replica dentro la cellula in migliaia e decine di migliaia di esemplari, viene eliminato e ognuno dei 10.000 andrà a infettare un'altra cellula che produrrà altri 10.000. Quindi con un fattore esponenziale, con una rapidità pazzesca, si propagheranno all'interno dell'organismo. Nel caso specifico del coronavirus SARS-CoV-2, andranno ad attaccare le cellule polmonari e distruggeranno la capacità polmonare di fare scambi gassosi con l'esterno. In questo il SARS-CoV-2 è stupido, perché se io impedisco al mio ospite, io virus, impedisco al mio ospite di respirare, il mio ospite crepa. Se il soggetto muore, il virus può fare più niente, è finito, perché lui non ha capacità di movimento, non ha capacità di moltiplicazione, non ha capacità di metabolismo, viene, si può attaccarsi su una cellula. Il cugino del SARS-CoV-2, quello che produce il raffreddore, che pure quello è un coronavirus, invece è molto più furbo. Perché? Perché attacca sempre le vie aeree superiori, quindi naso, retrofaringe, faringe, eccetera. Però che cosa fa? L'attacca, ma senza dare problemi all'attività vitale delle persone. Per cui il coronavirus, il cugino del SARS, quello che provoca il raffreddore, fa venire il naso rosso che cola liquido, fa venire gli occhi rossi che colano liquido,
lacrime non continuazione, uno tossisce e stenudisce in continuazione, ma campa. E infatti il virus si riproduce tranquillamente e beatamente e contagia milioni di persone, tant'è vero che durante l'inverno stanno tutti quanti con raffreddore. Il SARS-CoV-2 invece in questo è stupido, perché attacca l'individuo, gli impedisce di respirare e l'individuo muore. Torniamo alle grandezze di questo coronavirus. Quindi il coronavirus è circa 0,1 micron, ossia un decimo di milionesimo di metro, ossia in un millimetro ci possono stare 10.000 virus uno accanto all'altro. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se voi prendete un foglio di carta, un foglio di plastica, che è abbastanza impermeabile, e ci fate un buchino con uno spillo, lo spillo è 0,3 mm, quindi bucando con lo spillo, voi fate un buco di 0,3 mm. In quel buchino di 0,3 mm fatto con la punta di uno spillo, in quel buco ci passano 3.000 virus, 3.000 coronavirus uno accanto all'altro che ballano nel cancan. Quindi rendetevi conto che se io mi metto una sciarpa, io non blocco niente, i virus passano, perché tra la tramatura della lana o mi metto una sciarpa di cotone, tra la tramatura, in mezzo ci stanno le autostrade per far passare il coronavirus. Quindi per bloccarlo non basta mettersi una stoffa banale o qualche altra cosa di banale. Ma come fa il coronavirus ad andarsene a spasso? Abbiamo detto che non si muove, non è capace di movimento. Quindi deve muoversi in qualche modo, deve essere trasportato passivamente per poter andare da un punto all'altro. E in questo entrano in gioco quelle che gli anglosassoni chiamano droplets e che noi chiamiamo goccioline, molto più italianamente. Quando una persona, a parte fa uno sternuto come questo tizio, ma quando una persona parla, parlando, la lingua spesso e volentieri sbatte sui denti, le labbra si muovono rapidamente, emettiamo aria, perché per poter parlare l'aria deve passare attraverso le corde vocali e farle vibrare. Quindi vibrano le corde vocali, esce il suono. Insieme, anche semplicemente al respiro, ma parlando, specie quando pronunciamo le dentali, noi lanciamo nell'aria tantissime goccioline. Goccioline di liquido, di umidità, che sta normalmente nei polmoni, che sta normalmente nella bocca. Se siamo in una fase di sternuto, questo è uno sternuto visto con un raggio di luce incidente, noi riusciamo a sparare anche 20.000 goccioline del diametro di 100 micron, 100 micrometri. Se il virus è 0,1 micro dentro una gocciolina, ma io ci posso mettere centinaia, ogni gocciolina può contenere centinaia di virus. Quindi se uno è malato, ha i polmoni pieni di virus, ha l'orofaringe e il naso pieno di virus, nel momento in cui sternutisce spara decine, centinaia di migliaia di virus, li spara dentro queste goccioline di liquido. Queste goccioline, per nostra fortuna, hanno un peso, quindi non possono arrivare a chilometri. Si è visto che in condizioni ottimali, quindi mancanza di correnti d'aria, ambiente chiuso, queste goccioline possono rimanere in una minima parte, riescono a stare nell'aria anche per una decina di minuti, ma la maggior parte cadono e cadono alla distanza massima di 1,80 m dalla persona che le emette.
questo caso il tizio esternutisce. Questo che cosa comporta? Che siccome il virus non può camminare da solo, non può andarsene a spasso per strada, va a spasso per strada dentro la persona asintomatica, e quando la persona asintomatica parla, sternutisce, tossisce, visto che uno dei sintomi è la tosse, spara fuori queste goccioline che si spargono nell'arco di circa un metro e mezzo intorno a dove uno si trova. Questo che cosa consiglia? Consiglia che praticamente noi ci dobbiamo proteggere da questa migrazione di goccioline emesse da una persona che eventualmente è contagiato. Come facciamo a sapere se siamo stati contagiati dal virus? Indubbiamente, se uno è sintomatico, ci avrà la febbre, ci avrà la polmonite e avrà grosse difficoltà respiratorie. Però ci sono anche molte persone che sono asintomatiche. Quindi portano a spasso il virus, lo distribuiscono con le goccioline di saliva, ma loro non hanno nessun sintomo. Come si fa a vedere se uno ha il coronavirus addosso, dentro, e se lo sta portando a spasso? Noi per il momento abbiamo questi tre metodi diagnostici. Quello sierologico, il tampone qualitativo, detto anche tampone rapido, e il tampone molecolare. L'indagine sierologica che cosa fa? Va a studiare se nell'organismo, nella fattispecie nel sangue, sono presenti le IgM e le IgG. L'organismo umano, quando entra a contatto con un elemento estraneo all'organismo, quindi per esempio con un virus, comincia a produrre subito le IgG e le IgM, che sono delle sostanze particolari che innescano tutta una struttura di difesa da parte dei globuli rossi che girano nel sangue, globuli bianchi, mi sono sbagliato. Ricomincio. Che innesta un processo immunitario di lotta all'estraneo, all'elemento estraneo, mediante i globuli bianchi, alcuni globuli bianchi. Quindi, se noi andiamo a studiare il sangue e troviamo le IgM o le IgG specifiche contro il coronavirus, automaticamente siamo autorizzati a immaginare che l'organismo della persona ha avuto un contatto con il coronavirus. Perché se una persona non ha mai incontrato il coronavirus, non avrà le IgG e le IgM specifiche contro il coronavirus. Quindi praticamente come si fa? Si prendono 3-4 gocce di sangue, tipo test per il diabete, si mettono su una barretta opportunamente trattata e imbevuta di una sostanza particolare per reagire con l'IgM e l'IgG contro il coronavirus, e praticamente se si ha una barretta colorata, una sola barretta colorata, quella è la barretta di controllo che dice ok, il test funziona, ma non ci sono le IgG di qualsiasi tipo. Se si trovano due barrette colorate, la prima è il controllo che dice che il test funziona e la seconda ti dice se sono per esempio IgM. Tre barrette vuol dire che si ha il controllo, le IgM e le IgG. Perché? Perché le IgM vengono prodotte al momento dell'incontro del virus, le IgG vengono prodotte nel tempo, per cui nel tempo noi immediatamente produciamo IgM, poi dopo un mese e mezzo, continuiamo a produrre le IgG e non produciamo più le IgM. Quindi in base a quale
quali barrette si illuminano, si incolorano. Noi sappiamo se non c'è stato mai incontro col coronavirus, se il coronavirus si è incontrato di recente, se è un recente, diciamo un mesetto, o se è più di un mese e mezzo. Però in questo caso noi sappiamo solo se è avvenuto l'incontro, non sappiamo se al momento esistono ancora virus dentro l'organismo. Quindi l'indagine serologica è velocissima perché ci metti 10 minuti e un quarto d'ora per avere la risposta, però ti dice semplicemente se la persona ha incontrato o non ha incontrato il coronavirus ed eventualmente da quanto tempo. In ogni caso, se il sierologico è negativo, uno non ha mai incontrato il coronavirus e quindi è infettabile e a rischio. Il tampone, il secondo, il tampone qualitativo, detto anche tampone rapido, praticamente cosa fa? È un'indagine qualitativa che mi dice se io ho il coronavirus in quel momento nelle mie mucose. Quindi si prende un tampone, si introduce nelle cavità nasali, si va fino alla parte posteriore nel retrofaringe. Si possono anche fare dei tamponi a livello della faringe e anche della laringe. Dopodiché si fa una reazione rapida che mi dirà se ci sono coronavirus o pezzi di coronavirus presenti nelle mucose, ma non mi dice quanti sono e se sono coronavirus sani. Potrebbero essere pezzi del guscio, diciamo, chiamiamolo guscio. Nel caso invece, terzo caso, quello del tampone molecolare specifico, si va proprio a studiare se esiste l'RNA, quel filamentino cromosomico che sta dentro il coronavirus, e quindi possiamo sapere se effettivamente c'è il coronavirus in quel momento dentro il corpo. In tutti i casi, in tutti e tre i casi, una negatività è sicura al 100%, una positività ha bisogno eventualmente di altre indagini, però vista la progressione della malattia, se uno risulta positivo deve prendere subito provvedimenti, a partire dalla quarantena per preservare le persone che gli stanno intorno e alle terapie del caso per evitare l'evolvere della malattia. Terapie contro il coronavirus, il Covid-19, la malattia. Questa era la diapositiva che ho presentato a marzo 2020. A marzo 2020, mentre a febbraio non c'era zero, c'era niente, a marzo 2020 c'era al primo posto il vaccino che si sperava a marzo che potesse essere realizzato in tempi brevi. Al secondo posto c'erano i farmaci antivirali, quelli che si erano usati contro l'Ebola e contro SARS-CoV-1, che è il precedente, contro l'aviaria, contro tutta una serie di virus che già hanno, per esempio anche l'HIV, tutti quanti virus che già sono stati incontrati e in parte sconfitti o arginati. E all'epoca c'era questa moda del farmaco per l'artrite. Vi faccio notare che all'epoca, siccome vedete c'è una montagna di punti interrogativi, perché all'epoca c'era grossi dubbi, non si sapeva niente. Era il gioco della pentolaccia, tiri mazzate, se chiappi la pentola escono le caramelle. Quindi praticamente ci si provava di tutto, di più. Tant'è vero che il famoso farmaco per l'artrite se n'è andato in soffitta perché si è visto che non serviva assolutamente a niente, se non a limitare in una fase iniziale della malattia alcune complicanze. Però abbiamo visto che contro il coronavirus non fa un tubo. Dicembre 2020. Cosa sappiamo dopo questi mesi, che non è neanche un anno, ci tengo a precisarlo, dopo questi mesi che cosa ne sappiamo di più? Sappiamo che esistono gli anticorpi monoclonali.
Gli anticorpi monoclonali sono, prendendo il sangue delle persone che hanno avuto la malattia e sono guariti e che quindi il sistema immunitario ha prodotto anticorpi, è possibile selezionare questi anticorpi già belli e fatti, riprodurli in laboratorio e iniettarli nei malati. Si è visto però che ci sono grosse limitazioni. Uno, se la malattia è andata troppo avanti, l'anticorpo monoclonale non riesce a avere una risoluzione del problema, perché se ci sono le complicanze respiratorie gravi, l'anticorpo monoclonale, tra virgolette, è arrivato tardi. Perché? Perché funziona nel bloccare il virus, ma se il virus ha già fatto i danni, non serve a niente. Se ne devono produrre grosse quantitativi, e questo sarebbe il minimo, ma la loro efficacia è limitata nel tempo. Quindi uno praticamente dovrebbe farsi anticorpi monoclonali ogni mese, e diventa una cosa abbastanza indaginosa. Il vaccino, ci metto ancora i punti interrogativi, per un motivo ben preciso. A marzo erano in preparazione 20 vaccini. A dicembre, oggi, praticamente sono addirittura arrivo 4 vaccini. Questi 4 vaccini sono addirittura d'arrivo perché? Perché hanno superato praticamente tutte quante le fasi preliminari di sperimentazione per vedere la nocività, gli effetti secondari, l'efficacia, però sono stati testati su un campione di popolazione, non sono stati testati su milioni di persone. Questo che cosa comporta? Che adesso dovrà essere vagliato tutti quanti i dati che sono stati fatti di sperimentazione clinica, si dovranno analizzare con attenzione, bisognerà portarli alla società che certificano la validità del vaccino, dopodiché gli si darà l'autorizzazione alla produzione e immissione in commercio, dopodiché, per esempio, il primo vaccino che dovrebbe arrivare in Italia, non mi ricordo più quale dei quattro, arriverà in 1.400.000 dosi. Noi siamo 60 milioni. 1.400.000 dosi ci vaccini il personale sanitario, quindi quelli che lavorano in corsia a contatto con i malati e quindi vanno protetti, visto che sono morti già più di 200 medici e qualche centinaio anche di infermieri, quindi verranno vaccinate queste persone. Dicono che vorranno vaccinare le forze dell'ordine, che non devono mancare, ci devono essere. Dopodiché, per il vaccino, per vaccinare tutti gli altri, tra i primi 1.400.000 a 60.000 o almeno 60 milioni, almeno però arrivare a vaccinarne almeno 50 milioni di persone per poter avere una copertura in tutta Italia, passeranno i mesi. Quindi il vaccino sarà una soluzione contro il coronavirus per Natale 2021, non adesso, perché con i tempi tecnici burocratici, perché adesso è un gioco solo di burocrazia, praticamente entro gennaio potremo avere, ripeto, qualche milione di dosi, ma il quantitativo forte, quello grosso, che permetterà di fare una vaccinazione di massa, se non completamente a tutta la popolazione, a buona parte, potrà iniziare per Pasqua e dovrà proseguire per tutto l'anno e coprire almeno 50 milioni di italiani entro Natale prossimo. Per quanto riguarda i farmaci antivirali, c'è ancora un grosso interrogativo. Si discute,
la Food and Drug Administration americana, che è quella che è preposta all'immissione in commercio dei farmaci, pare che sia per dare un'autorizzazione, se non già l'ha data, però ancora non abbiamo, come dice, non dir quattro se non l'hai nel sacco, e quindi siccome ancora ce l'abbiamo nel sacco, io ho lasciato i punti interrogativi. Oh. Ritorniamo al nostro infame, il coronavirus SARS-CoV-2. Questa è la situazione italiana dei morti. Io, sin da subito, da marzo, ho analizzato giornalmente i bollettini che escono giornalmente verso le 18, editi dalla Protezione Civile, quindi sono dati pubblici. Non ho mai capito i complottisti che dicono che vogliono vedere i documenti segreti. Collegatevi a internet, andate su Epicentro, che gestiva l'Istituto Superiore di Sanità, andate sulla Protezione Civile, andate su tutti i giornali, tutti, e ci stanno tutti i dati. Non è nascosto niente. Io, onde evitare il balletto del numero dei tamponi, che una volta crescono, una volta scendono, una volta di più, una volta di meno, ah però ci abbiamo avuto meno positivi, ah però abbiamo fatto più tamponi, ah però è un balletto, e facciamo a moina. I giornalisti sono contenti, io da epidemiologo preferisco un dato certo, e ahimè purtroppo il dato certo si ha con i morti. I morti non li puoi nascondere, non è che dice, come diceva il mio professore a suo tempo, non esistono le donne che sono mezza incinta. Dice, sa, sono un po' incinta, sa, c'ho un po' d'anemia. No, o sei incinta o non sei incinta, o c'ha anemia o non c'ha anemia. E così purtroppo la morte è un fenomeno che non ci si può nascondere o giocare. In questo grafico noi vediamo l'andamento delle morti giornaliere a partire dagli inizi di marzo fino a ieri. Questo è il dato di ieri. Vedete che noi abbiamo avuto una salita con un incremento pazzesco giornaliero di morti fino al picco di 969 morti in un giorno. Dopodiché sono decresciute il numero dei morti, pur restando enormi, perché guardate qui siamo ancora a 500, 400, 300, quindi non sono pochi, fino a che praticamente non è iniziata l'estate. Quando è iniziata l'estate la mortalità è scesa a 5-6 morti al giorno, fino al minimo di fine agosto, quando abbiamo avuto un morto al giorno, un morto solo. Finito il periodo estivo, agli inizi di settembre, quindi calcolate sempre che il coronavirus inizia, c'è un periodo di incubazione, la malattia è spostata, quindi anche la morte è spostata. Quando abbiamo fatto tutti i festini possibili e immaginabili, io non mi ci metto dentro come italiano, io purtroppo, anzi purtroppo, insomma, non l'ho fatti a casa, ma quelli che hanno fatto baldoria e festeggiamenti da Ferragosto in poi, quindi il periodo di Ferragosto è stato un periodo tragico, pazzesco, la gente è impazzita, ha fatto di tutto di più, e puntualmente ecco i risultati. I morti, che erano scesi a 1-2 al giorno, sono cominciati a crescere schizzando su e andando su, sempre più su, fino ai giorni nostri. E i giorni nostri, se vedete, siamo a livelli del picco di marzo-aprile. Se andiamo a vedere proprio il numero dei morti medi ogni giorno, vediamo che c'è marzo, che marciavamo su una media di 450 morti al giorno,
aprile, in cui abbiamo raggiunto la media di 525 morti al giorno, con il picco massimo di 969. Dopodiché si è scesi, perché qui c'è stato il lockdown. Noi ad aprile abbiamo fatto il lockdown e i morti, pum, sono calati di botto. A giugno, e stavano ancora in lockdown, perché calcolate, il lockdown l'abbiamo fatto ad aprile-maggio e quindi i risultati li vedremo dopo. A giugno sono crollati, dopodiché luglio, agosto e un pezzettino di settembre sono andati bene. Perché? Perché i raggi ultravioletti ci hanno dato una mano. I raggi ultravioletti inibiscono e spaccano i coronavirus, che non riescono a far replicare l'RNA, che viene distrutto. Ecco lì che la mortalità scende pazzescamente. Dopodiché ad agosto abbiamo fatto i bagordi e a settembre immediatamente si è cresciuti. A ottobre si è andati su alla grande e a novembre abbiamo fatto il botto. La media di novembre supera aprile. Ad aprile stavamo a 500 morti al giorno di media, a novembre ne abbiamo quasi avuti 575, 550, 575 giù di lì. Quindi abbiamo superato il momento del picco, perché il picco è stato un momento. Novembre è stato tutto il mese. Per nostra fortuna, il trend del fenomeno è ancora in discesa. Perché? Perché qui c'era marzo e aprile insieme. Ma se noi a dicembre ci comportiamo come a novembre, ossia ce ne freghiamo di tutto e facciamo quello che ci pare, e in questo io col cuore affranto del tifoso di calcio dico: per la morte di Maradona abbiamo fatto puttanate pazzesche, perché stare in piazza tutti ammucchiati a gridare è il metodo migliore per trasferire il virus. Il virus non c'ha i piedini che cammina, il virus cammina dentro le persone. Se le persone si ammucchiano, il virus se ne va a spasso e passa da uno all'altro. E quindi speriamo che dicembre non facciamo le stesse cose di novembre, ma a dicembre già si piange perché non si può andare a sciare. Sciare non è pericoloso, perché ti metti i tuoi bravi sci da solo, ma quando arrivi in fondo alla pista e hai finito di sciare, t'ammucchi dentro alla baita per prendere il cioccolato caldo, esci dalla baita e vai a fare un giro, perché il Livigno per esempio è senza IVA, per cui conviene fare lo shopping, e via tutti insieme ammucchiati a fare lo shopping. Sei fuori casa e quindi devi andare al ristorante, tutti dentro al ristorante ammucchiati a mangiare. Tu sposti in paesini che normalmente hanno 300, 400, 500 abitanti, ci sposti migliaia e migliaia di persone che arrivano da ogni dove. Questo è quello che è successo dal periodo di agosto, dove c'era un caso, un morto al giorno, a oggi. Oggi abbiamo dei picchi pazzeschi, 700-800, e il giornalista mi dice: abbiamo avuto un miglioramento perché l'altro ieri ci sono stati solo 542, mentre il giorno prima c'avamo 685, il giorno prima 827. Ma che vuol dire? 800 morti al giorno, 500 morti al giorno, è una cosa allucinante. Se uno venisse da voi e vi dicesse: che preferisci, che te do 50 coltellate o 30 coltellate? 30 coltellate sono un sacco di meno di 50 coltellate. Dovresti preferire 30 coltellate a 50 coltellate, perché sono un sacco di meno.
ma me che me ne frega, se me ne bastano quattro per ammazzarmi. E qui noi vediamo questi dati e tutti, ah che bello, c'è stato un decremento giornaliero. Ma guarda che cavolo di curva si trova. Questo è un dato buono, un morto al giorno. È ragionevole aspettarselo. 500, 600, 800 morti in un giorno. Non è normale aspettarseli. Questo è il periodo dal 3 novembre al 16 novembre, sono due settimane. Vedete che praticamente noi abbiamo circa, vedete, 3,50, 6,50. Diciamo sono circa 4-500 morti al giorno mediamente. E questo qui è un fenomeno pazzesco. È gravissimo, bisogna scendere. Ma siamo nel plateau. Nel plateau con 500 morti non è una soddisfazione. Ritorniamo al discorso delle 30 coltellate e delle 50 coltellate. Non solo, ma se noi andiamo a vedere le ultime due settimane di novembre, dal 17 al 30 novembre, la media è 700. Quindi non sono plateau nominali, ma sono morti inaccettabili. Siamo passati da 500 a 700. C'è stato un incremento del 50%. Questa non è salute pubblica, è imbecillità pubblica. Allora, facciamo un riassunto delle puntate precedenti. Che cosa sappiamo di certo? Il contagio avviene da individuo a individuo. Ve lo ripeto ancora una volta. Il virus non ha le zampette, non cammina. Il virus si sposta dentro gli individui. Ci possono essere persone che portano a spasso il virus e non hanno sintomi. E noi non lo sappiamo. Quindi sono persone apparentemente sane, che hanno il virus dentro, che quando vi dicono te, vi sparano centinaia di migliaia di virus dentro le goccioline che escono con la pronuncia della lettera T, della lettera D e via di seguito. Non vi dico la R. Dal contagio la malattia passa da 5 a 14 giorni. Questo giustifica il fatto che la quarantena duri dal punto di vista epidemiologico 14 giorni, perché se uno sta per 14 giorni in osservazione perché ha avuto contatto con un malato, in quei 14 giorni o presenta sintomi o non si è ammalato, ma potrebbe essere un portatore. Quindi si isola per sua sicurezza, per sicurezza di chi gli sta intorno, e contemporaneamente gli si fa il tampone per vedere se ci stanno dentro il virus, dentro le sue vie aeree. Ricordiamoci sempre che la malattia può evolvere rapidamente a polmonite grave e morte. La polmonite si supera, la morte un po' di meno. E ripeto, dal contagio in 5 giorni si può arrivare alla malattia, in una settimana si riesce a morire. Quindi non è da scherzarci. Come la prima diapositiva ha fatto vedere quello brutto, cattivo col coltellaccio, noi dobbiamo pensare che c'è uno brutto in giro col coltellaccio che gira, che si chiama coronavirus e che ve può fregare in una settimana. Quindi che cosa si può fare? Non abbiamo farmaci sicuri. Il vaccino sta per arrivare, ma ci vuole ancora un pochino di tempo e ce ne vuole qualche mese prima che arrivi a tutta la popolazione. Quindi la cosa importante è medicina preventiva primaria, evitare la malattia. Come si evita la malattia? Evitare il contagio. Il virus gira con gli individui, evitare l'assembramenti. Oppure, in più, mettersi la mascherina. Ma non la mascherina fatta dentro casa con il pezzetto di stoffa ricucito, perché lì i virus passano.
La mascherina deve essere una mascherina seria, fatta bene, multistrato, tipo le FFP2. Perché la FFP2 dovrebbe avere 3 o 5 strati di tessuto speciale a tramatura fitta, fatta apposta per filtrare anche i virus, o almeno filtrarne la maggior parte. Ho visto che i virus non vanno a spasso da soli, non vanno dentro le goccioline di saliva vengono bloccate, cambiarle spesso, le volete lavatele, io consiglio di usarle e poi, dopo che le avete usate per un po' di tempo, buttarle direttamente, così siete sicuri. E quindi io personalmente resto a casa con la mia bella giacca da camera, ho la mascherina FFP2 pronta vicino alla porta, se esco pure per buttare la monnezza al portone di casa, me la metto, esco con quella e cerco di evitare al massimo incontri vari. Quindi, morale della favola, l'unica cosa è evitare il contagio, quindi almeno 1 metro di distanza dagli altri, oppure mascherina, meglio se FFP2. Dopodiché dovrei aver finito, sono riuscito a stare nei tempi, che cosa meravigliosa. Non so se ci rincontreremo per un altro seminario, un altro incontro, un'altra chiacchierata, forse che sì, forse che no. In ogni caso vi auguro un buon Natale 2020, e purtroppo questo è un Natale che si fa solo con i parenti stretti. Qualcuno mi taccerà di essere un pochino blasfemo, ma io da medico sono oggettivo, se bisogna essere parenti stretti bisogna essere parenti stretti. E quindi buon Natale 2020 a tutti quanti, e se non facciamo un'altra chiacchierata prima, vi auguro anche un felice 2021, che spero che sia felice, perché questo 2020 non è che è stato granché. Ovviamente, come vedete nell'immagine, il 2020 ci ha portato un sacco di mascherine, il 2021 ci porterà le mascherine ancora, e si spera al più presto anche la siringa col vaccino. Ok. Grazie. Aspetta, grazie. Puoi rilevare la condivisione dello schermo? Sì. Grazie. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Adesso rientriamo in riunione. Stop share. Ecco qua. Allora, la prima cosa che voglio fare è ringraziare Tarcisio, perché ha una grande capacità di comunicare, non soltanto i contenuti, ma con un'empatia incredibile, perché la differenza tra leggere una cosa e sentirla dire da chi la comunica in questa maniera, diciamo, è totalmente differente. Ci fai vivere il problema in maniera importante. Di questo ti ringrazio. Sono contento che ci sono queste persone. Alcune hanno tentato di entrare e non sono riuscite, quindi dobbiamo anche fare delle lezioni one to one con delle persone, perché trovano delle cose semplicissime, ma sono semplicissime e poi alla fine non lo sanno fare. Ma ora adesso so chi sono, one to one le prendiamo per poterle farle collegare. Adesso volevo dire una cosa: se qualcuno di voi vuol fare una domanda, questa è l'aula dove si fanno le domande. Quindi se qualcuno vuol fare una domanda, non fa nient'altro che attivare il microfono. Una domanda per Pino. Volevo sapere, quando hai detto solo i parenti stretti, era molto stretti, era indirizzato a Franca? allora, Franca è una persona bravissima, perché sabato abbiamo avuto a casa nostra il figlio di Piera con i nipotini. E lei giustamente si è astenuta dal venire a pranzo, anche se era invitata, e in effetti noi abbiamo dovuto dare ragione, perché Piera è l'untrice, perché a scuola di Piera ci sono stati dei casi, quindi noi infatti faremo sicuramente il tampone sia io che Piera, in modo tale da potersi organizzare per Natale, ovviamente saremo 5-6, ma almeno 5-6. Pure perché sennò ricordate che la legge italiana, le proposte di legge, parlano di parenti di primo grado, i cugini, i nipoti, non sono di primo grado.
primo grado sono genitori e figli, stop. Vabbè. Infatti vedete che Porello mancava San Giuseppe. Com'è che mancava San Giuseppe? È perché lui è padre putativo, Porello. Quindi non è del primo grado. È padre biologico. Volevo fare un'osservazione io, Narciso, perché quando si dice le regole di fondo che sono il distanziamento, lavare le mani, le mascherine, ecco, la mascherina è diventata un modo di dire, perché la mascherina è una condizione necessaria ma non sufficiente. Io vedo gente che porta la mascherina una settimana la stessa, è come è finto quello. Io credo che sia obbligatorio, perché costa poco. Che ogni persona che entra dentro un supermercato, un mercato, la gente all'ingresso gli tira la mascherina, perché quella mascherina garantisce soltanto allora se è nuovo qualche cosa. Ma se uno porta la mascherina per una settimana, per 10 ore, oppure, quella là poi funziona male, e lui dice: ma io l'ho messa la mascherina, condizione necessaria, ma non sufficiente. Te la devi scegliere bene. Poi, l'altra cosa che tu hai detto prima, la mascherina chirurgica è detta altruista perché fa un favore all'altri, cioè vale a dire, impedisco, ma se io mi voglio proteggere da solo e non ho l'FFP2, io non me proteggo. Quindi se incontro qualcuno che c'ha una mascherina azzurra che dovrebbe proteggere me e non lui, ma c'è la mascherina azzurra bucata, no, se io non ho l'FFP2, mi ha fregato. E quindi voglio dire, oppure quello rientra sempre nel buon senso, ossia noi qui mettiamo la mascherina, ossia molte gente mette la mascherina. L'altro giorno giravo su internet un post che diceva: finalmente sono riusciti a mettere la tassa sull'aria, perché se porti la mascherina paghi, se vuoi andare in giro devi mettere la mascherina e pagare per metterti la mascherina. Se non ti metti la mascherina ti fanno pagare, perché la multa, perché non porti la mascherina. Quindi ormai ci hanno messo la multa pure sull'aria, la tassa sull'aria. Ma mo, a parte la battuta, esiste proprio il buon senso. Il buon senso: non dovrebbe esserci uno Stato che mi dice non devi andare a sciare, non perché non devi sciare, perché sciare vuol dire assembramento. Se stiamo tutti ammucchiati, io ho sciato pochissimo quando ero pischello, ma allo ski lift tu la fila la fai e stai tutti ammucchiati perché non vuoi che quello ti passa di vicino, ti passa davanti, e manco devo mettere a un metro, due metri di distanza a fare la fila allo ski lift, perché sennò te metti in fila per andare sui Dolomiti partendo da Messina. Perché se ci sono migliaia di persone che devono via lo ski lift, stanno necessariamente tutti ammucchiati. E per esempio gli spiritosi dicono: ah, perché mo la messa di mezzanotte, allora mo, la religione cattolica è una delle più partecipate e quella meno seguita dagli italiani, ma tutti quanti adesso hanno tutti i problemi perché devono andare a messa a mezzanotte. Ma è da una vita che uno può andare a messa pure la sera alle 18:30 a fare la notte di Natale, perché ormai è stato acclarato dal Vaticano che uno può andare la messa di mezzanotte la puoi fare anche alle 18:30. Quindi è questo voler necessariamente che ci deve essere qualcuno che mi guida. Ti guida il buon senso, partendo dal presupposto che non te devi ammalare e devi tenere tutti a distanza, oppure interporre una barriera. Che io mi metto la visiera di plastica non serve a un cavolo, perché la gocciolina di flusso che si muove con le correnti d'aria passa da sotto a cosa e mi becca. Per cui la mascherina, quella lì, è psicologica. Ossia, indubbiamente, se io mi metto la mascherina chirurgica, la FFP2, sopra uno schermo di plastica, indubbiamente gli sputazzi di chi mi sta davanti non mi arrivano. Ma è psicologica più che altro, e ci deve essere sempre quella che copre naso e bocca. Quelli che vanno in giro con la mascherina sulla bocca e lasciano fuori il naso, se devono ricordare che fisiologicamente il corpo umano è fatto per far entrare l'aria nei polmoni dal naso, si respira col naso,
l'aria entra nei polmoni passando per il naso, poi alcuni stanno con la bocca aperta e mandano l'aria dentro pure con la bocca, ma la via normale, fisiologica, è il naso. Quindi io mi copro la bocca e lascio entrare coronavirus a migliaia dal naso, e sono stupido. C'è una battuta pure questa su internet, ma non la posso dire perché se poi Lamberto mi registra oppure nonna Franca mi si scandalizza. Oddio, ma ancora stai registrando, Lamberto? Scusami, la più carina l'ho letta ultimamente, l'avete letta anche voi, e c'è la scena della Natività in cui San Giuseppe guarda Maria e gli dice: ah Maria, ma qua hanno anticipato il duole. Maria lo guarda e dice: ma ne leggi i giornali? E questo se poteva raccontare. Bene. Allora, grazie a tutti. Io vedo un pochino come è venuta questa registrazione, che è molto lunga, quindi occuperà perlomeno 800 mega, e vedo come, darla in giro. Ci sono delle piccole interruzioni o meno, ma questa è la vita di una conferenza fra amici, dove si è fatta una lezione di contenuto e in fondo si è fatto anche un piccolo dibattito, va bene? Grazie a tutti, alla prossima, cioè domani, perché domani c'è un'altra lezione, c'è Carlo. Alberto, chiudi la registrazione, che parliamo un attimo tra di noi, abbi pazienza.